Renzi interviene sul lungo lago di Como. È presto per dire che il cantiere delle operative verrà sbloccato, ma quanto comunicato in serata da Palazzo Cernezzi è la prima novità positiva da tempo sull'eterna opera che intrappola il Lario. Ed è anche una notizia clamorosa. Arriva infatti finalmente l'interessamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite una struttura collegata. La struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, organismo alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto ad ANAC, a Comune e a Regione un incontro per l'esame delle problematiche relative al cantiere delle paratie, spiega il sindaco di Como, Mario Lucini, in una nota ufficiale. Il lavoro e le richieste di intervento avanzate da Comune e da Regione, insieme con il territorio, hanno trovato un importante riscontro. Nella lettera si evidenzia l'obiettivo primario della ripresa e conclusione dei lavori sul lungolago, anche attraverso correttivi nella gestione del contratto. Per prudenza, aspetto il giorno dell'incontro prima di dire che è la volta buona. Certamente però, conclude Lucini, l'interessamento diretto della Presidenza del Consiglio apre prospettive nuove per consentire alla città di riavere il suo lungolago. La lettera della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico è indirizzata all'Autorità Nazionale Anticorruzione e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, al Comune di Como e a Regione Lombardia. È stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La struttura di missione ha, tra i compiti istituzionali, anche l'accelerazione dell'attuazione degli interventi finanziati, compresa ogni azione utile a consentire il riavvio delle attività di realizzazione delle opere.